focus, l'approfondimento. Oggi dicevamo l'orecchio bionico, un'espressione colorita per significare questo impianto cocleare che con delicato intervento chirurgico sostituisce la coclea naturale, quella parte dell'orecchio interno simile al guscio di una chiocciola, inviando direttamente al nervo acustico i rumori ambientali del linguaggio. È collegato con noi, l'abbiamo visto prima, Ettore Cassandro. Professore, prima di andare alla descrizione dell'intervento, innanzitutto ci spieghi come funziona il nostro orecchio, quali sono i meccanismi di questo straordinario organo che ci ha regalato la natura, quali sono i pazienti adatti per questo tipo di intervento e cos'hanno che impedisce loro di udire normalmente. Lei ha perfettamente detto, il nostro organo dell'udito è il più perfetto organo sensoriale che noi abbiamo nel nostro organismo. In realtà assolve ad una funzione delicatissima, che è quella di raccogliere le onde sonore e di trasmetterle al cervello. In realtà trasforma delle onde meccaniche in onde elettriche. Noi non dimentichiamo che la parte che noi vediamo, quindi l'orecchio con il padiglione, la membrana del timpano, è solo una parte del nostro sistema uditivo. Noi sentiamo e decodifichiamo in maniera efficace tutti i messaggi verbali, musicali a livello cerebrale. Quindi ora immaginate come sia complessa questa trasformazione di onde meccaniche che naturalmente vagano nell'aria, che vengono trasmesse al nostro organo periferico e quindi poi codificate in messaggi sofisticatissimi a livello cerebrale. Non dimentichiamo che anche l'organo dell'udito, noi forse lo chiamiamo impropriamente organo dell'udito perché tutta la parte interna dell'orecchio assolve anche ad una funzione importantissima che è quella dell'equilibrio, senza la quale noi non potremmo vivere, perché il nostro orientamento spaziale è vitale per tutte le nostre funzioni. Quindi Dica professore. sentire finisce per essere una necessità non solo per, come dire, per capire e per recepire messaggi di tutti i tipi, ma anche per sviluppare quello che è un'altra funzione importante, che è il linguaggio. Noi parliamo perché sentiamo. Ora, lei consideri che cosa possa succedere in un soggetto nato sordo che non ha la possibilità di fare un intervento di questo tipo e che è destinato al sordomutismo? Sì, è Tutte le vero. persone sordomute di una volta erano né più né meno che persone che erano nate sorde e che non avevano avuto il bene di una protesizzazione efficace. Quindi Professore, immagini sì. che rivoluzione è stata Una questo discorso. rivoluzione, è vero, sì. Diciamo che è anche difficile fare una classifica tra i sensi più importanti, diciamo, mettiamoli tutti su uno stesso piano, tutti tali. E andiamo ora a questo impianto cocleare tecnologico, professore. Come funziona? In che cosa è diverso, anche se lo immaginiamo, dalle normali protesi acustiche? Qual è l'aspetto, come dire, centrale di questa tecnologia? Beh, quando noi non sentiamo fondamentalmente una parte delle cellule ciliate dell'organo del Corti, sono naturalmente termini tecnici, ma per far capire come la parte interna dell'orecchio abbia necessità di queste cellule che vengono dette cellule ciliate, perché hanno un piccolo cinocilio che in qualche modo le regola, vengono meno, in toto o in parte. Per poter aggirare questo tipo di deficit, si è messo a punto questo dispositivo che va a stimolare direttamente il nervo acustico. Vedete nell'animazione, vedete queste cellule ciliate con queste piccole ciglia, stiamo parlando di micrometri, queste piccole ciglia che subiscono queste onde trasmesse dall'orecchio e che a loro volta trasformano questi impulsi in impulsi elettrici che vanno al cervello. Queste cellule vengono in qualche modo danneggiate da più cose, quindi l'inquinamento acustico, i farmaci, problemi virali, oppure si può nascere con queste cellule già danneggiate. L'impianto cocleare, che voi vedete adesso qui rappresentato, cosa fa? Bypassa quelle cellule ciliate danneggiate e va a stimolare
direttamente il nervo acustico. Quindi abbiamo una stimolazione diretta con un elettrodo che viene posizionato chirurgicamente attraverso la teca cranica, insomma, è un intervento che permette l'inserimento diretto di questo elettrodo all'interno della coclea e dà delle stimolazioni sulla base di una codifica. Ecco, professore, andiamo all'intervento. Ora, lei già lo ha un po' accennato, che è un intervento di grande precisione, diciamo, possiamo anche chiamarlo un intervento di microchirurgia, che si effettua sull'orecchio. Quali sono i passaggi chiave di questo intervento che fa lei, che fanno anche altri chirurghi, diciamo, otorini in Italia, nel mondo, però al Ruggi per la prima volta, poi lo diciamo nel finale. Quali sono i passaggi chiave e le difficoltà e quali le novità che consentono poi di sostituire l'orecchio naturale con quello tecnologico? Allora, beh, le difficoltà sono legate al fatto che è un intervento di microchirurgia, come diceva lei, è un intervento che viene fatto al microscopio e attraverso una incisione retroauricolare noi posizioniamo sotto la cute un dispositivo dal quale poi si diparte l'elettrodo che va direttamente nella coclea. Ora, le difficoltà sono le difficoltà legate alle strutture micrometriche che noi andiamo in qualche modo ad aggredire. Quindi è evidente che dobbiamo essere estremamente delicati. Si chiama non a caso soft surgery, cioè una chirurgia leggera, una chirurgia delicata, perché ove mai ci fossero delle strutture o delle cellule ciliate ancora sopravvissute al danno, noi non dobbiamo danneggiarle a nostra volta, quindi dobbiamo essere estremamente delicati. Questo è uno dei motivi per cui quando andiamo ad inserire l'elettrodo nella coclea, dobbiamo essere certi che questo elettrodo venga posizionato in maniera assolutamente precisa, senza appunto danneggiare altre strutture. E questa è stata un po' la novità dell'intervento che abbiamo fatto al Ruggi, perché questi ultimi dispositivi, oggi la tecnologia ci mette a disposizione un sistema di valutazione elettrofisiologica, per cui paradossalmente come una sorta di sonar, se io sono nelle vicinanze di una struttura potenzialmente danneggiabile, sono avvisato dall'apparecchiatura. Sì, ecco, in questo momento stiamo vedendo appunto le fasi preliminari all'impianto e poi lo step 3 è proprio il vero e proprio impianto che sostituisce, però ecco. Questo per me che vediamo in realtà è quello che si chiama trasduttore, sulla sinistra, che viene posizionato sotto la cute dietro l'orecchio. Vede, è veramente sottilissimo, piccolissimo, non dà assolutamente nessuna né visibilità né tantomeno nessun fastidio. Quindi non ha assolutamente controindicazioni. È evidente che l'impianto cocleare deve essere fatto in pazienti che abbiano le indicazioni per fare un impianto cocleare. Fino a qualche tempo fa l'impianto cocleare veniva messo solamente in pazienti con sordità profonde, quelle proprio veramente gravissime. Con l'avanzare della tecnologia e con l'avanzare anche della tecnica chirurgica, noi oggi riusciamo a fare un impianto cocleare anche in soggetti che hanno delle perdite uditive non così gravi come una volta. Quindi finisce per essere un'alternativa estremamente valida anche alle tradizionali protesi Ecco, acustiche. quindi diciamo i pazienti adatti sono tutti, potenzialmente. No, 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 No. diciamo, sono pazienti che devono avere comunque una perdita uditiva Notevole, grave, notevole, però se, anche con pazienti che hanno dei residui uditivi sfruttabili, ecco, come discorso. Ecco, quindi adesso Ecco. siamo alla fase dell'elettrodo, che poi diventa l'elemento vitale, è vero, è quello il. Sì, vede, da quel dispositivo messo sotto cute,
ora forse lo vedremo più avanti, si diparte questo elettrodo che viene posizionato all'interno della coppia. Ecco, vedete, adesso intravediamo perché viene in qualche modo fresata, viene quella parte di osso che sta dietro l'orecchio viene fresata in maniera molto delicata, quindi non dà naturalmente poi nessun problema post-chirurgico, e attraverso questa apertura si vede la parte posteriore della membrana timpanica, dove sta adesso dove arriva l'elettrodo, parte posteriore della membrana timpanica, da cui poi si diparte la coclea nella quale verrà inserito, come vedremo fra un minuto, verrà inserito l'elettrodo. Rendiamoci conto, dall'animazione questo non, naturalmente non si evince, stiamo parlando, come dicevo prima, di strutture veramente millimetriche. Considerate, per dare un'idea di che cosa, gli ossicini dell'orecchio sono ossicini di 2 millimetri. Sono ossicini che pesano veramente milligrammi, quindi è tutto l'orecchio, è una struttura così. Noi abbiamo bisogno di microscopi di precisione, abbiamo bisogno di attrezzature di precisione e oggi direi che questo è un intervento assolutamente sicuro ed è un intervento risolutivo in gran parte delle perdite uditive. Delle perdite uditive gravi che non sono protesizzabili con protesi tradizionali. Professore, il paziente dopo l'intervento che cosa fa? Sente subito? Ha bisogno di abituarsi, di settare, di resettare, diciamo, il proprio udito? Come succede? Sì, vabbè, dopo l'intervento, innanzitutto dobbiamo aspettare 3 settimane che le ferite si richiudano e dopodiché c'è la fase di attivazione dell'impianto cocleare, Possiamo che chiamarla di riabilitazione, insomma. sì, in realtà a questa fase poi naturalmente deve far seguito una riabilitazione. Consideriamo, come ho detto prima, che noi non sentiamo solo con l'orecchio, ma sentiamo anche con il cervello. Queste onde meccaniche, voi vedete in questo momento adesso, vengono trasferite come segnali elettrici al cervello. C'è una parte della nostra corteccia cerebrale che è deputata a raccogliere e a decodificare questi messaggi. È evidente che in soggetti che non sentono, quindi che hanno un danno delle cellule ciliate, la trasmissione elettrica che in qualche modo bypassa la coclea è una trasmissione un po' diversa da quella alla quale loro siano stati abituati. Quindi c'è una fase che più delle volte una fase transitoria molto breve, nella quale il paziente deve fare una sorta di riabilitazione per abituarsi o riabituarsi a sentire dei suoni o della musica. Professore, andiamo verso il finale. Ecco, ci è venuto in mente anche di chiederle quali sono le novità, gli scenari che si possono aprire, che questa novità chirurgica apre nella sanità, diciamo, salernitana, campana in genere. E poi sui pazienti e i costi. I costi e anche, perché no, il fenomeno delle migrazioni sanitarie, insomma, anche sull'investimento che un'azienda che scopre una novità del genere, una novità chirurgica del genere, deve ricalibrare, i suoi investimenti. Questo, devo essere sincero, l'azienda ospedaliera universitaria del Ruggi ha investito fortemente in questo progetto, anche perché noi siamo in qualche modo un centro di riferimento per le sordità. Raccogliamo molti dei bambini che vengono screenati alla nascita. Noi sappiamo che oggi fra i LEA, quindi fra i livelli essenziali di assistenza, lo screening neonatale dell'udito, proprio per tutte le cose che ha detto lei, è assolutamente indispensabile. Ma noi dobbiamo naturalmente rispondere anche alle esigenze degli adulti. Quindi, in qualche modo, l'azienda ha ritenuto di investire su questo tipo di progetto per evitare che in una popolazione così, in qualche modo, rappresentativa
delle patologie dell'udito, siano costretti o necessari a dover andare, fuori regione o a spostarsi dalla provincia di Salerno. Anche Professore, perché. la riabilitazione la fate anche voi lì in azienda? Ecco, lei mi ha anticipato su un aspetto Sì. molto importante. La riabilitazione è altrettanto importante dell'intervento chirurgico. Noi abbiamo un'equipe di logopedisti che si prendono carico della riabilitazione sia per i bambini che per gli adulti, per tutte le forme di sordità. Quindi è indispensabile che il paziente sia vicino al centro nel quale ha fatto l'impianto cocleare. Sì. Non è pensabile fare un impianto cocleare fuori regione o lontani dalla propria abitazione perché non riesce ad essere seguito in maniera adeguata, per gli aspetti appunto riabilitativi. Quindi evitare questa famigerata emigrazione sanitaria alla quale purtroppo siamo in qualche modo, soggetti. Sì, infatti noi lo diciamo spesso, non solo per la sua branca, ma anche per altre, spesso. Ci spinge questa specie di esotismo sanitario, insomma, cioè che gli altri siano migliori dei nostri. Spendiamo milioni di euro per la Regione Campania per, appunto, perché è consentito andare fuori, però con grandi disagi, è vero, per i pazienti. Immaginiamo anche i pazienti che affrontano questo tipo di intervento, che poi devono rientrare, fare la riabilitazione e rientrare. Ma mi consta personalmente di famiglie che hanno fatto magari un impianto cocleare al nord e che si sono trasferite al nord perché dovevano seguire il bambino tutte le fasi di apprendimento e ora lei immagini che cosa significa. Bene, professore, noi la ringraziamo tantissimo, ci ha regalato 20 minuti di grande interesse, di grandissima attenzione, Grazie. e le siamo tutti grati per il lavoro che fa, siamo grati a voi specialisti che, come dite, restituite, la vita, ecco, si può dire, con l'udito, restituite la vita alle persone che, diciamo, hanno sofferto per anni.